Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto per parlare un po' con me e con voi innanzitutto. Dunque, questo video volevo un po' dire un paio di cose, ma non so neanche io da dove incominciare, quindi nulla, tanto mi ho fatto già le sopracciglia perché così non potevo stare, avevo le sopracciglia tutte sotto, le sopracciglia tutte sotto sopra, quindi vi ho dato una bella messa a posto, quindi nulla ragazze, come va da voi il tempo? Da me è nuvoloso, quindi nulla, il tempo è così quello che è e quindi me lo piglio com'è. Dunque, la matita con cui ho utilizzato per farmi le sopracciglia è questa qua, della Rimmel, un mozzicone, però finché ce n'è io lo uso. Il pettinino invece è questo qua, vedete? Cioè, nulla ragazze, oggi niente trucco, però non, appunto vi ho appena detto ieri che non vi ho promesso niente, però quando mi va andrò a truccarmi. Oggi non lo so, non sono dell'umore adatto per volermi truccare, però sono dell'umore adatto anche per non per truccarmi, ma per fare il video in chiacchiericcio. Cioè, il video in chiacchiericcio mi va più che bene. Nulla, era solo per, che ne so, farvi parlare un po' con voi. Parlare un po' delle mie cose, cioè delle mie cose, insomma, del mio canale YouTube, da quanto tempo sono qua sul canale. Ci sono dal 2013, però ci sono da un bel po', da prima del 2013, solo che però ho aperto il canale giusto nel 2013, del 24 dicembre. L'ho aperto per la musica, ma l'ho aperto anche per ascoltare la musica, e poi mi sono messa a fare anche io make-up, video vlog, video svuota la spesa. E ho notato che vanno per la maggior parte anche video ASMR e anche video, perché no, ricette, video chiacchiericci come questo che sto facendo io in questo momento, e niente, e quindi non lo so, anche video skin care sono molto belli da guardare, però a me piacciono di più i video chiacchiericci, non lo so perché li vedo meglio. Questo riflesso degli occhiali non è che sia bello da vedere, però pazienza. Mi dovrei mettere il correttore perché non è un bel vedere, guardate un po' come sono. Voi direte, sei bella così come sei, anche senza trucco. No, non è la stessa cosa, guardate che occhiali che mi ritrovo stamattina, nonostante ho fatto una bella pulizia del viso e tutto quanto. Mi sa che mi tocca proprio truccarmi e lo farò in diretta con voi. E non mi dispiace per niente affatto. Mi sa che mi tocca truccarmi perché non è un bel vedere. Tocca promettermi di truccarmi, a promettermi più che altro a me stessa di truccarmi in diretta con voi. Cioè, se vedete guardo di là è perché ce l'ho, c'ho il mio, aspettate ve lo tiro sopra, ok, ve lo tiro su, e questo è il mio beauty, vedete, dove dentro c'è un po' di tutto, non so se si nota, ecco qua. Allora, non trovo dove ho messo il mio correttore, eccolo qua, correttore della L'Oreal infallibile 327 cashmere, questo qua, che me lo andrò a mettere in diretta con voi, nonostante nonostante mi viene male a mettermelo,
Non in diretta con voi, allo specchio. Allora, me la metto un po' a destra, un po' a manca, vediamo cosa succede. Che deve succedere? Niente. Già, adesso mi apro un po'. Ops. Ok. Aspettate per il video. Ok, allora mi giro la cam. Allora, non è il massimo, però diciamo che ci ho provato. Non le metto molto perché sennò va a finire che mi fa troppo macchia e non mi va. Non mi piace come me l'ha messo. Non mi piace come me l'ho messo. Ecco qua, a posto. Aspettate un secondo, ragazzine. Eccoci qua, ragazze e ragazzi. Sì, il correttore non è un gran bel vedere come l'ho messo, ma mi tocca arrangiarmi. Secondo. Allora, utilizzo da qua. Vedete quanti pennelli che ho? Utilizzo questo pennelluccio che ho qui lo specchio e qua mi sta anche lacrimando. Wow, top, no vabbè, mascara non la metto, ragazzi, non mi va proprio oggi. O lo metto? Che dite voi? No, perché poi mi sporca tutto qua, non è il caso. Poi io non sono granché capace a... Voi mi vedete capace a ristrutturare tutto, in realtà non è così, ragazzi. Cerco di perdere il meno tempo possibile a impiastrucciarmi di meno. Se è così vogliamo metterla. Questa è la cipria, no, ma che cipria, il bronzer di Rimmel Sun Shimmer. Allora, poi ho quest'altro pennelluccio bello, non si può dire fluffy perché non è fluffy, sto dicendo già una fesseria, andiamo bene. È un pennello per blush, quello che volete voi, cipria, quel che è, e vado a picchiettare dove ho messo troppo, vedete? Voi direte, adesso è fatto tutto uno spreco di prodotto. Va bene, ognuno si trucca come ognuno vuole, come proprio preferisce. Non è che per forza il make-up è soggettivo, ragazze. Già, è soggettivo. Quindi ho messo anche troppo, vabbè, non commento. Ora voglio andare con l'illuminante, lo so che avrò un impiastro, però mi sono voluta divertire con voi tutto lì, qualche divertimento c'è, tanto per vedermi un po' con il trucco. Avevo detto niente trucco, invece mi sto truccando. Chissà perché ho cambiato idea, sarà perché
È più facile cambiare idea che non truccarsi. Non so se mi sono spiegata. Comunque, quando io dico non voglio truccare, fammi trucco, vuol dire che ho cambiato idea. Vabbè, ciao. Oddio, mi aiuto. Quanto lo sto mettendo? Vabbè. Ok, anche nell'arco di Cupido. Qui sul Baidu, oddio Baidu, come ho parlato, dialetto gallese, cioè sul vento, che non fa mai male. E niente. Mettiamo questa. Questa è della Debbie 17. Sì, è chiaro che non voglio insegnare nulla a nessuno, non è un make-up tutorial questo, per niente. No, questa matita non mi dice di farla scrivere. Cambia matita che meglio va. Aspetta un secondo. Un secondino. Ecco qua, questa è della pupa, veramente. Ha la mina, vedete? Ha la mina retraibile. Sarò questa matita io vado a trattare, a tratteggiare. Nulla, che ne pensate di questo trucco? Con quello che avete a casa lo potete anche ricreare volendo voi. Ok, bello, non è male per niente. Come dice anche Clio stessa, la stessa Clio, il rossetto rosso è festa ed è bellissimo, bello da morire. Niente, se questo video vi è piaciuto, mini video che vi è piaciuto, mettete un like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. A presto, ciao ragazze, un bacio e perché no, ricordatevi che fare come dice Kimono Lugattaluna, ricordatevi di fare quello che vi fa stare bene, ma anche di fare quello che vi piace di più a voi. Io adesso metto gli occhiali perché non vedo la mazza. Ora sono più presentabile. Ah, se non ho messo il bronzer qua perché non ci sta una mazza, non ci sta per niente, non c'entra niente il bronzer. Per chi mi chiedesse come mai la metti il bronzer anche in fronte, perché non è un bel vedere. L'ho messo una volta e è venuta una cozza, una macchia bruttissima. Si vedeva la luce del sole, sembrava che mi avevano schiappato in faccia chissà cosa, che mi avevano bruciato il sole stesso. Non è un bel vedere, ve lo assicuro. Il blush va messo solo nelle guance. Non il blush che dico, il bronzer sarebbe questo qua, per chi non lo sapesse, ma dubito non lo sapesse, questo sono le guance per dare un momo di colore, ma il resto evitate di pastrucchiarvi come dei pagliacci, perché se otterrete l'effetto contrario, ve lo assicuro, se vi truccate come dei pagliacci, già lo so, otterrete l'effetto contrario. Quindi niente ragazze, questo era tutto. Il video che ho finisce qua. Sono già 14 minuti di video che registro. Non so ancora come riuscirò a montarlo, però intanto vi faccio vedere un po' il mio risultato finale. Ora mi avvicino. Non ho messo neanche ombretto, tanto per rendervelo un po' più facile. Ovviamente c'è sempre la sedia che scricchiola, ma vabbè. Niente mascara perché, come vedete, avete visto che ho le ciglia belle folte perché sono belle lunghe. Non le ho pettinate, vabbè, chissene. Vedete che cigliuzzi? Cioè. Niente,
Bene, ragazze, questo era tutto. Ciao, a presto. Un bacio. Buona giornata a tutte.